tema, quello di stasera, abbastanza insolito. Anche perché qualcuno potrebbe pensare che è polemico. Ma sì, è anche un po' polemico. Perché dal mio punto di vista, adesso ne parleremo, una delle più grandi rivoluzioni degli ultimi anni è stato il risveglio di coscienza che è in corso. Una parte importante di questo risveglio di coscienza è l'olismo. Ma l'olismo deve maturare, perché l'olismo che è arrivato per superare, insieme alla New Age, diciamo, per superare il materialismo, per farci ritrovare un elemento spirituale profondo perso da secoli di materialismo, o di religioni materializzate, francamente, si è sprofondato come prima cosa, perché tutte le cose che si fanno per la prima volta cominciano un po' sbagliando, andando a tentoni. E diciamo che l'olismo, andando un po' a tentoni, ha fatto tante belle cose, ma si è anche infilato in tante strade che non portano da nessuna parte. Perché? Perché noi veniamo sulla Terra per sbagliare. Perché solo noi cresciamo correggendo gli errori. Noi veniamo sulla Terra, non so se vi dico queste cose un po' strane. Noi veniamo sulla Terra, mica per stare bene. Noi veniamo sulla Terra per stare male. Certo, sta cosa non ve l'avevano detta ancora. Però io non sono uno di quei predicatori che dice devi morire, no, assolutamente. Noi veniamo sulla Terra per affrontare una serie di ostacoli, è un campo di lavoro. Superando questi ostacoli, cresciamo e torniamo a casa nostra, che è il cielo, un'altra dimensione, più forti di prima. Se non dovevamo diventare più forti, vedremo a fare cosa, ce ne potevamo stare tranquillamente in cielo, che era casa nostra. E quindi noi vediamo ogni tanto qui a fare un'esperienza. E l'esperienza si fa con cose dure. Perché se le cose sono dure e ci danno fastidio, ci fanno male, a noi ci viene voglia di superarle. Più ci viene voglia di superarle, più impariamo a superarle, più questo imparare a superarle diventa parte di noi. Noi diventiamo esseri sempre più capaci di superare il dolore, l'errore, i problemi. E questo un po' alla volta ci rende capaci, con quelle stesse forze, di creare il bene. Le forze che abbiamo recuperato nell'imparare a superare il dolore, la malattia, gli ostacoli della vita, la durezza della materia, eccetera, poi diventano forze, come se uno andasse in palestra, con degli attrezzi, che poi ti danno la possibilità di avere abbastanza forze per fare la cosa più meravigliosa del cosmo, creare il bene. Quindi diciamo questo pezzo di percorso che noi facciamo sulla Terra, questi pezzi di percorso che facciamo più volte sulla Terra, servono a far crescere il Dio interiore dentro di noi, il nostro spirito creatore. E allora vediamo, questa cosa l'olismo al 90% ancora non la considera, il materialismo non la considera per niente. L'olismo alla ricerca affannosa di dare un senso alla vita e di uscire dal materialismo che sta distruggendo il mondo ha preso varie strade, insieme al solidarismo, all'ambientalismo, eccetera, eccetera. Tutte cose che fanno parte del risveglio delle coscienze. Però diciamo, in buona parte sta ancora aggirandosi nell'errore di scambiare gli strumenti per il fine della vita. E adesso sarò più chiaro nel dire questa cosa. Cioè, praticamente, buona parte dell'olismo è come se fosse un materialismo che si muove con strumenti un po' più raffinati, un po' diversi, ma con gli stessi fini. E i fini quali sono? Il benessere, la felicità sulla terra. Ora, io non voglio dire che noi non dobbiamo aspirare alla felicità sulla Terra, perché
è una delle spinte che abbiamo. Però la felicità da che punto di vista? Il benessere da che punto di vista? Allora, vediamo un po'. Qui c'ho una lista, così non mi scordo nulla. No? Vediamo un po'. Partiamo dalla società materialista e poi vediamo l'olismo che sta facendo. La cultura materialista ci dice, da quando siamo nati, devi cercare il benessere e la felicità. Ognuno di noi viene messo di fronte a questa cosa. Naturalmente in una civiltà materialista e nella nostra, la cultura nella quale noi siamo nati e siamo cresciuti è la cultura materialista. Felicità e benessere sono due punti, vediamo un po'. La salute del corpo e la bellezza fisica. Il posto di lavoro, un posto di lavoro che sia sufficiente per noi, che ci vada bene, un ruolo sociale, il successo, il denaro e tutto quello che puoi comprare di fisico e di piacevole col denaro. Questo è il quadro nel quale nasciamo. Entriamo già nella nostra famiglia, studia perché devi avere un posto di lavoro, perché poi devi guadagnare, perché poi qui, e poi dopo avrai studiato, fatto, eccetera, eccetera, e durante avrai le tue vacanze, avrai la tua casa, metterai un po' di soldi da parte. Non sta funzionando più sta cosa, però diciamo questa non sta funzionando più, infatti siamo nella caotizzazione totale. Allora, quelli erano i fini, non stanno funzionando più, e allora che facciamo? Benissimo. Queste sono le fasi storiche migliori della storia dell'umanità, quella nelle quali tutti i miti cadono, tutti i falsi miti, è tutto caduto. E quindi, anche se io volevo un posto in banca, non ce l'ho, mi devo inventare qualcosa. Devo dire, ma era proprio il posto in banca che volevo io, non ce l'ho con i bancari, però è una delle tante cose, io volevo proprio quello. Anzi, io vivo profondamente il problema che tra i miei allievi della mia scuola di spiritualità molti lavorano in banca, direttori, tutti i tipi. E sono tra le persone più in crisi in questo momento, che dici io devo fare un lavoro che non corrisponde a quello che vuole il mio cuore. Allora, vediamo un po' questi beni che stanno anche crollando in questo momento, però per la maggior parte della società ancora continuano a essere, dice, io devo andare in quella direzione. Però vediamo un po', guardandola dal di fuori, come funziona questa cosa. Ammettiamo che io raggiunga questi beni, la salute, la bellezza fisica, vado 3 volte dal parrucchiere, faccio il massaggino, eccetera, eccetera. Guadagno abbastanza soldi, vado in vacanza, faccio tutto quello che devo fare, mi compro la casa, ho 3 macchine, 8 telefonini, eccetera, eccetera. Che cosa avviene? Sempre, anche nelle notissime famiglie ricche, che nessuno di questi beni porta alla felicità. Mai. Se non è che uno raggiunge il benessere e la felicità. E dice, bene, ho raggiunto un risultato. No. Poi il figlio d'Agnelli si butta da un ponte, quell'altro se non l'hanno ammazzato, non lo so. Ognuno dice la sua, quell'altro fa questo. Ci siamo fatti la casa e dopo un po' abbiamo un problema in famiglia, chi se ne importa che ci siamo fatti la casa. Abbiamo un problema relazionale magari. No? Cioè, se ci si fa caso, tutti i beni verso i quali ci spinge la società materialistica sono effimeri. E alla fine manco te li godi più. Io racconto sempre che nella prima parte della mia vita, a un certo punto ero arrivato ad avere molti soldi, no? Per le attività che facevo. E vivevo a Chelsea, al centro di Londra, guidavo una Bentley e portavo la mia figlia in una delle migliori scuole di Londra, fumando un sigaro Havana di quelli che costavano un sacco di soldi. Poi un giorno, dopo qualche anno che facevo questa vita, facendo affari, giro per il mondo, eccetera, me ne stavo lì. Avevo intossicato la mia bambina col mio sigaro Havana, che tossiva, poveretta. Ho detto, ma perché tossisce? Poi a un certo punto ho detto, ma se io stavo in una 500, per me era uguale. Perché non la vedi più dopo un po' la Bentley, la Rolls-Royce che c'è, non la vedi più. Anzi, sto sigaro, tutto sommato, manco mi piace. Fa figo fumarlo. Se fumi una cosa del genere, stai vestito in un certo modo a Londra, sei uno che fa certi affari e fa parte di un certo mondo. Ma in fondo a me che me ne importa?
E fu proprio così che decisi di cambiare vita, proprio in quel giorno fumando il sigaro con mia figlia che tossiva, di dire no, basta. Non ha senso. Non ha senso perché proprio quel mondo era quello che più di tutti stava preparando un disastro. Perché quando segui certe cose non ne puoi seguire altre. Quando segui certi, rincorri certe cose, ne puoi seguire altre. E magari scattano anche delle ottiche strane, perché non so, un mio partner, ci occupavamo di politica di alto livello in Medio Oriente, a un certo punto, in mezzo a questa cosa, viene da me e mi dice: ma abbiamo un ministro che ci ostacola in Medio Oriente. Dico allora? Beh, ci abbiamo un affare molto importante, che beh. Beh, qualcuno lo potrebbe togliere di mezzo. Cioè, è facile quando arrivi a certi livelli di arrivare a questo tipo di cose, no? Allora dici, ma che stiamo facendo? Per fare che poi? Perché tutte queste cose qui non portano nessuna felicità. Ma anche il culto della bellezza fisica e della giovinezza. Il voler rimanere sempre giovani. Ma che senso c'è? Visto che tutti invecchiano. Cioè, puoi attaccare, cucire, fare, tira, stira, ma insomma non c'è niente da fare. Ritardi di qualche anno. Diventi un mostro molto prima, poi quando fai così, è chiaro, lo vedono tutti, no? In chi, no? E allora? Sì, ma io però vado sempre in vacanza, vado sempre in vacanza, vado sempre in vacanza, vado sempre in vacanza. E la spiaggia è sempre quella. E il mare è sempre quello, e il divano è sempre quello, e i gioielli sono sempre gli stessi. Ammesso che io sia riuscito a, però intanto ci fanno galoppare in quella direzione. E poi? E intanto, stando appresso a queste cose, si verifica una cosa contemporaneamente, che nessun rapporto di partnership esiste, o quasi nessuno. Che l'anima delle persone si spacca perché non gli vanno bene queste cose, perché vorrebbe qualche cosa di più, ma non lo ottiene in questo modo. È difficile fare un'associazione che non si rompa, è difficile avere un'amicizia che non si rompa, a meno che si faccia qualche altra cosa. Ma se quello che si condivide è la vita materiale, non resiste più nessuna relazione. Ma è un disastro. Sì, ma una volta c'erano la famiglia, c'erano i valori dello Stato, le ideologie, c'erano i valori religiosi. Non ci sono più. Non ci crede più nessuno, meno male. Non che non siano cose giuste, ma nel modo in cui si facevano non erano più giuste. Tutte queste cose andrebbero rifatte in un altro modo. Ma nel modo in cui ci siamo cresciuti noi, bah, meno male che stanno crollando. Meno male che stanno crollando. Però vanno sostituite. Allora subentra trionfante l'olismo e la New Age. Bene. E nasce da presupposti importanti. Nasce dalla Blavatsky che fa questo incontro con l'Oriente nell'Ottocento. E fonda la teosofia. Poi dopo c'è Steiner, poi c'è Aurobindo, poi c'è Dyunov, Ivanov, e tanta gente. Saggi orientali, occidentali. Questa unione, la riscoperta dello sciamanesimo, la riscoperta delle religioni tradizionali, la riscoperta di tante cose, all'ansiosa ricerca di qualche cosa che desse vita a questo tessuto materialista occidentale che non era più sostenibile. Bene, benissimo. All'inizio del secolo scorso sono stati piantati dei semi incredibili dell'umanità, ma devono ancora, stanno fiorendo, ma devono ancora fiorire per bene. Per il momento, quello che più sta fiorendo è la New Age americana, che ha dato una spinta un po' a tutto quanto e che detta un po' le condizioni di marketing dell'olismo. Ma se lo andiamo a guardare bene, da questo bisogna uscire. Perché questa forma di olismo sta facendo
sta inseguendo più o meno le stesse cose con mezzi più raffinati. Che cosa insegue? Vediamo un po'. Vediamo se c'ho la lista. La salute e la bellezza fisica. Solo che invece di andare a mangiare in un ristorante francese, vado in un ristorante vegano. Invece di andare da un medico allopatico, vado da un medico omeopatico. Invece di andare a caccia, faccio meditazione. Le faccio estreme, no? Invece di fare certe cose, ne faccio altre. Invece di mangiare maiale tutti i giorni, mi cerco le cose che facciano bene alla mia salute. Bene. Se sono stressato, faccio meditazione, faccio i corsi, faccio le cose, faccio yoga, faccio tutto quello che devo fare. Io non voglio parlare male di questo, anzi io ne parlo benissimo, meno male che stiamo facendo. Vuol dire che qualche cosa dentro di noi vuole qualcosa di meglio. E se c'è qualche cosa dentro di noi che vuole qualcosa di meglio, questo si chiama spirito, è l'io. Il problema è che delle volte viene confuso dalle parti più basse di noi, che è la parte dell'anima più bassa, il drago di Michele, che dice: sì, tu vuoi qualche cosa di meglio, ma te lo dico io che cos'è il bene, cos'è, e che cos'è quello che tu devi raggiungere. Il bene sono più o meno le cose che voleva il materialismo, ma anche se non te lo dico. E quindi tu ti rivolgi alla spiritualità, ma in fondo, quasi quasi, ti stai semplicemente, come dico spesso, laccando le unghie spirituali, non di più. Stai lì. Ah, oggi mi faccio una meditazioncina, poi prendo un succo di questo, poi mi faccio una centrifuga, poi mangio solamente questo, questo e quest'altro. Ah, come mi sento bene. No, devo fare almeno altre 5 asanas che mi sono dimenticato. Le faccio, poi vado a letto, ah, sto bene, faccio un po' di meditazione. E che cosa succede? Che poi arriva qualcuno e magari dice: vuoi entrare in politica? Di questi giorni è successo a tanti anche dei miei allievi che gli hanno proposto di entrare in liste varie, no? C'è questa. Allora dice: sì, ma per fare che? Beh. Io sono esperto di politica, ci facciamo un po' gli affari nostri. Vabbè, quello con tutto, che ha fatto meditazione, si è attrezzato, ha fatto qui, mangia vegano, e si è qui e giù, non c'ha la tempra morale per resistere a questa cosa qui, perché su quella non ci ha lavorato. Oppure uno esce da una bella meditazione, ha fatto 2 ore di yoga, torna a casa e il marito gli fa: senti, vorrei fare questa cosa insieme a te. Siccome quella cosa non gli piace, va su tutte le furie, si incazza da morire. Ha voglia che ha fatto 2 ore di yoga, sta al punto di prima. Allora, che cosa succede? Quindi, fare tutti i percorsi nuovi, curarsi di più della propria salute, della propria psiche e del proprio corpo, di questo stiamo parlando, arrivare alla raffinatezza di distinguere il proprio corpo eterico, il proprio corpo vitale, omeopatia, agopuntura, guarigioni e sene, tutto quello che vi pare, l'ho provate tutte, l'ho fatte tutte, quindi le conosco tutte, va benissimo. Ma mi dà la felicità? No, sto più o meno come prima. C'ho il corpo che sta meglio, se seguo queste cose, sono un po' più tranquillo generalmente, ma io la serie di problemi che mi porta il flusso degli eventi tutti i giorni, non è che so affrontarli meglio di prima. Perché? Perché mi sono occupato di me. Mi sono occupato solo di me. Questo è il guaio. Il risveglio vero delle coscienze, che è in atto, vuole che noi non ci occupiamo più solamente di noi. Una cosa bellissima che diceva Steiner, che diceva: nell'età della coscienza, che è l'età nostra, una delle prime cose difficilissime da fare è smettere di essere così follemente innamorati di noi stessi. Questo è il blocco principale, perché poi noi qualsiasi cosa l'adattiamo a qualche cosa
torna verso di noi. Quindi io cambio lo stile, cambio gli strumenti, ma più o meno sto facendo sempre la stessa cosa. E allora Deepak Chopra scrive un bel libro, che io ho stimato tantissimo. Mi costava un po' caro, 200 sterline ogni conferenza, però insomma, ecco, all'inizio l'ho apprezzato moltissimo. Però quello poi scrive il libro Come vincere a golf con la spiritualità. Cioè, no? Come essere felici. Adesso vi dico un'assurdità, strana. Noi non siamo venuti sulla Terra per essere felici. State un po' di notizie strane stasera. Mica siamo venuti qui per inseguire la felicità. Noi veniamo da un posto felice e ci vogliamo tornare più forti di prima. E per questo qualcuno ci ha detto, vuoi scendere sulla Terra e affrontare un po' di problemi? E perché, scusa? E perché così diventi più forte e più bravo a fare il bene. Diventi più Dio di prima, in questa scala meravigliosa di crescita degli dèi. Ti hanno fatto vedere quello che poteva crescere. Ah, beh, certo! Poi ti tuffi giù, fai, esci fuori, fai, Madonna mia, che freddo qua, ma che è sto posto? Ti fanno scordare tutto, no? Quello che gli antichi chiamavano l'attraversamento dell'etia, del fiume della memoria, passi dall'altra parte. E certo, passi dall'altra parte e devi fare le cose senza ricordarti perché le fai, perché tu le fai senza ricordarti, fai l'esperienza forte. No? Perché sennò tu dici, sì, adesso succede questo, ma tanto poi dopo non la prendo molto sul serio. Invece no, ci hanno tolto la memoria, così le dobbiamo prendere per forza sul serio e cercare di trarne un succo. Quindi sforzo di pensiero, di sentimento, di volontà enorme. Allora, quindi anche in tutto quello che fa l'olismo, non dico tutto l'olismo, il 90% però che è tanto, quelli che riempiono gli stadi, no? The Secret. La legge di attrazione. Fai così e attrai un sacco di soldi e di felicità. E da sopra guarda e dice, vabbè, prova. Vediamo un po' che succede, prova. Provi e sbagli, perché non funziona così. Non funziona così. Nella nostra epoca, quando vedi qualcuno che riempie uno stadio, anzi, per me siete già troppi stasera, mi sembra un po' questi successi planetari, sono un po' dubbi, come quando, no, a caccia di segreti pubblicano il codice da Vinci e lo distribuiscono in milioni di copie, o David Icke. Questi successi planetari in questo momento sono spesso, non sempre, ma sono spesso mele avvelenate, in cui c'è sempre qualche cosa da andare a vedere. Allora, che cos'è la cartina di tornasole per vedere se se è una forma di nuova spiritualità, un'attività nuova, ma anche una qualsiasi attività, è nella direzione giusta. C'è una sola cosa. Io delle volte c'è un libro, cioè questo è un nuovo libro di un nuovo autore spirituale, io lo apro e faccio. No, non c'è, non mi interessa. La parola è l'elemento che riempie di significato la vita. E quindi qualsiasi processo di crescita, è l'amore. Non sono le tecniche. Ricordo, feci un corso lunghissimo di guarigione di un certo tipo, non voglio dire che cos'è, tutto molto bello, eh. E poi alla fine dicevo, sì, dico, ma la crescita delle capacità di fare il bene, cioè l'essere migliori con la nonna, con la suocera, con i nipoti, con i figli, creare il bene intorno a sé, dov'è in questa storia? E allora quello poi ognuno se lo fa per conto suo. Io sono abbastanza steineriano, non sono ortodosso, ma sono abbastanza steineriano. E vedo torme di steineriani ortodossi che nonostante Steiner gli abbia detto un cammino anche esoterico, anche profondo, di ricerca spirituale, meditazioni, cose, biconcentrazioni, eccetera, eccetera, ha un senso solamente se per ogni sforzo nella direzione della ricerca di quel tipo, se ne fanno almeno tre o quattro, per ogni sforzo, almeno tre o quattro, nella direzione etica. Cioè, voleva dire, fate del bene intorno a voi, cioè fate delle azioni buone, quella è l'etica. Azioni, ci fai mezz'ora di meditazione? Almeno 2 ore di azioni buone ogni giorno.
non si sa perché gli adoratori di Steiner leggono tranquillamente questa cosa e tutto fanno tranne che questo. E studiano, leggono, 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 il cuore si rattrappisce, non saranno contenti di sentire queste cose. Ma tanto non so, molti stranieri sono spiriti liberi e non si fanno prendere da questa cosa. Però la maggior parte del movimento è così, legge, 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 ma non fa la cosa principale che gli ha chiesto il buon Steiner, che era quella di amare. Amare che significa? Non significa ti voglio tanto bene, no, amare significa faccio qualche cosa che aiuta la tua coscienza a essere libera e a crescere, che ti mette nelle condizioni per essere più creativo, più capace di fare il bene, che ti libera dai condizionamenti. Faccio qualche cosa per te e per gli altri, non penso o sento. La terra è il luogo del fare, apposta c'è la materia, perché in un posto che è fatto di materia, se non fai, non mangi, per esempio. Non puoi fare nulla, no? Il mondo spirituale sono luoghi del sentire e del pensare. Qui dovremmo portare un pensare e un sentire dei mondi spirituali per fare sulla terra, perché la terra ci obbliga a fare. E spesso nella materia tu o fai per te, la prima tentazione delle parti basse della nostra anima è fai per te. C'è questo, prenditelo. C'è da mangiare, prendilo per te, per i tuoi cari, per la tua famiglia, no? E la materia ti mette di fronte a questa cosa. Siccome devi fare, come prima cosa fai per te. E la crescita dell'umanità si gioca tutta non è nel non fare per te, ma nel non fare più solamente per te. Nel non danneggiare gli altri perché vuoi fare qualche cosa per te. Farlo per te e per gli altri. Anche perché quando fai qualche cosa per gli altri e tutti fanno qualche cosa non solo per sé ma anche per gli altri, tutti fanno tutto per tutti e tutto funziona meglio per tutti, anche per l'egoista. Cioè un vero egoista dovrebbe dire do tutto quello che ho agli altri così gli altri daranno tutto quello che hanno a me se tutti funzionassero e tutti avrebbero molto di più di quello che gli serve. Quindi l'egoismo, il piccolo egoismo nel quale ancora viviamo, non è manco un egoismo sano, è un egoismo un po' stupido. Un po' piccino. Se uno veramente volesse guardare i propri interessi dovrebbe dire scambiamoci tutto, distribuiamoci tutto il denaro che abbiamo, doniamoci quello che possono dare i talenti all'uno con l'altro perché tutti ne avranno. Non c'è bisogno di prendere il Nobel per l'economia per dire una cosa del genere, è un concetto spirituale semplice e che un giorno dominerà la terra. Quindi stiamo andando in quella direzione, anche se non sempre. Allora, quindi diciamo che anche tutti i benesseri che noi ci procuriamo con cure del nostro fisico, del nostro corpo eterico, del corpo vitale o della psiche, meditazioni, ginnastica, asanas, bim, bomba, diete, cure varie, eccetera, eccetera, oli miracolosi, fiori di Bach, ma tutti, io amo moltissimo queste cose. Però se io mi dedico solamente a queste cose qui, io non ho risolto nulla. Alla prima tempesta emotiva, al primo problema di egoismo serio o di rapporti con gli altri, io sto al punto di prima. Quindi c'è gente che fa tranquillamente tutte queste cose e poi vive l'inferno dentro casa perché non vanno d'accordo. Com'è? Perché stiamo scambiando, perché questa è la nostra epoca, l'errore comune, stiamo scambiando, anche questi che sono le persone più avanzate di tutti, quelle che stanno facendo questo, stiamo scambiando lo strumento per il fine. Questi sono strumenti. La nostra psiche e il nostro corpo sono strumenti della vita, non sono il fine della vita. E cosa ce lo dimostra questo? Basta fare una riflessione mettendosi un po', dice, allora mettiamo, no, il fine della vita è avere un corpo che funziona bene, avere una psiche lucida, e pensare bene, sentire bene, tenersi sì, questo è il fine della vita, io sto tanto bene così. Bene. Allora, quanto durano? C'è qualcuno che non muore? Cioè, mettiamola proprio secca. Io mi curo per tutta la vita del corpo e poi muoio. Io mi curo, vado, faccio 20 anni di psicanalisi e poi muoio e con me muore anche la mia psiche. E allora? Allora che l'ho fatta a fare? Questa cosa per i giovani è poco chiara, man mano che avanzi con l'età
Dici, ma in fondo che ho fatto? No? Che cosa mi rimane? Questa è la disperazione del materialismo. Ma la spiritualità più profonda è, più si rende conto di una cosa. Ma perché io mi devo occupare come cosa principale degli strumenti? Forse mi posso occupare degli strumenti che sono mortali, forse mi posso occupare di un tizio che se ne sta sempre abbastanza nascosto ancora, che è il padrone degli strumenti e che è immortale. E invece la nostra cultura ancora si occupa di strumenti, il corpo fisico, la psiche, ecco, tutti i suoi problemi, eccetera, eccetera, si occupa di quello come se quello fosse il fine. Noi invece abbiamo una cosa che non muore. È che è quella cosa che si è tuffata nella vita, prendendo un'anima, una psiche, prendendo un corpo, per utilizzarlo per crescere. Noi raramente ci occupiamo di questa parte qui, e l'olismo, almeno il 90%, non se ne occupa proprio, come tutto il materialismo. Cioè non ci occupiamo della parte immortale, ma ancora degli strumenti. Quindi poi gli strumenti muoiono e tu che hai fatto? Gli strumenti. Allora, che cos'è questa parte immortale? Perché so che dico una cosa, questa cosa nell'immaginario cristiano è sparita per un concilio del IX secolo d.C. Prima c'era la saggissima suddivisione, la realistica suddivisione della struttura umana in tre parti, e poi l'hanno fatta diventare in due e non ci si è capito più niente. No? Era la tricotomia. Come siamo fatti noi? Siamo fatti di spirito, di anima e di corpo. Poi hanno tolto la suddivisione tra spirito e anima, noi abbiamo sempre pensato che l'anima era tutto, ma l'anima invece è una parte mortale di noi. Non è immortale. È lo spirito, la parte immortale, che adopera l'anima. So che qui entro in una struttura scientifico-spirituale che è un po' complessa, però intanto, grosso modo, ne possiamo parlare. E che cos'è? Come possiamo definire questo spirito? Allora, l'anima è quella parte che reagisce a tutte le cose che avvengono. Avviene una cosa e qualcosa dentro di me dice non mi piace, oppure mi piace. Oppure sento questo. No? Oppure sto pensando questa cosa. Tutte queste attività sono attività dell'anima, sono le emozioni, tutte queste cose qui. Che sono, come vedete, sono diverse per ognuno, sono un corpo che noi nascendo, il nostro spirito si carica, e di vita in vita è sempre diverso perché facciamo esperienze diverse. Allora, mentre lo spirito è il modo più semplice che trovo di dire è quando noi diciamo io, oppure possiamo definire quella parte di noi che è il testimone di quello che avviene. È il punto di vista nostro, lo spirito. Io vedo tutto da. Penso di vederlo da qui, in effetti lo vedo da qua sopra, perché il nostro spirito sta abbastanza qua sopra. Poi farò vedere le diapositive, se abbiamo tempo, sulla struttura dei corpi sottili umani. Però questo piccolissimo sole, questa sorta di stella cosmica che siamo noi, fatta della stessa sostanza della coscienza universale, per crescere, si tuffa sulla Terra e viene caricata di strumenti che in parte l'aiutano, in parte l'ostacolano. Io in parte ho delle emozioni che mi aiutano, in parte ho delle emozioni che mi allontanano dalla verità, che mi allontanano dalle cose, non sopporto certe cose, tendono a non farmi fare certe esperienze, o farmi litigare con qualcuno, a farmi deprimere, a farmi, cioè, tendono a fare in modo che questo sole sia come ombreggiato e per ritornare a splendere debba fare uno sforzo. Questa stella che noi siamo entra nella Terra e deve fare una serie di sforzi. Portare avanti un corpo che è pesante, occuparsi di un corpo che s'ammala. Eh sì, questa è un'altra cosa che noi non consideriamo in genere. Noi veniamo sulla Terra ad ammalarci.
C'è qualcuno che sfugge a questa cosa? Cioè, noi vediamo belli sani sani, quando siamo sani sani, delle volte nemmeno partiamo sani, perché dobbiamo fare subito le esperienze, e poi arriviamo di fronte, una volta mi fa male questo, una volta questa cosa accelera col tempo, no? Cioè, noi veniamo qui ad affrontare problemi e ad ammalarci. E a seconda di come reagiamo, questa stella ricomincia a, se riesce questa stella a brillare nonostante queste nebbie e questi problemi, più riesce a brillare, più diventa forte, proprio perché ha dovuto superare con i suoi raggi i problemi. Quindi il nostro spirito viene a fare questo e poi se ne torna su. E se ne torna su con che cosa? Se ne torna su più forte solamente se ha amato. Cioè quella parte dell'anima, della nostra psiche, che è stata dedicata a volere il bene e a farlo, quella è la crescita dell'anima che si chiama anima cosciente, che poi diventa parte immortale di quella stella luminosa. Quindi noi di vita in vita, quel poco o tanto che facciamo, che riusciamo a fare, nonostante tutti gli ostacoli, in direzione del bene, servendoci gli strumenti che sono, il corpo che mi serve a fare le azioni, a muovermi, l'anima che mi serve ad avere sentimenti, pensieri, eccetera, eccetera, cioè l'uso degli strumenti che sono il corpo e l'anima, se è stato indirizzato a fare del bene, questo diventa parte di quello che si chiama spirito e lo accresce. Per una legge universale, di cui non si parla mai, ma che forse è quella fondamentale dell'universo, che riguarda tutti gli esseri, e la legge dice che le esperienze si trasformano in facoltà. Cioè, se io faccio e faccio una certa cosa, questa cosa diventa parte di me. Faccio sempre, chi mi ha ascoltato varie volte si è stufato di sentirlo, però lo ripeto, l'esempio del bambino che fa le lezioni di pianoforte, fa gli esercizi al pianoforte. A furia di farli, se li fa bene, poi passano gli anni, dopo tanti anni lui non sarà più uno che fa gli esercizi di pianoforte, ma sarà diventato un pianista. Se io da bambino faccio gli scippi al Rione Sanità a Napoli, faccio gli scippi, poi divento più bravino, mi danno un pezzo di racket, beh, io a furia di fare così sarò diventato proprio una parte della mia struttura, un delinquente, un bel delinquente. Cioè, quindi le esperienze si trasformano in facoltà. Una cosa molto semplice che è sotto gli occhi nostri è quando impariamo a leggere. Facciamo A, B, squ, e un giorno, boom, noi siamo uno che sa leggere. No? Noi siamo uno che sa andare in bicicletta a un certo punto, non se lo scorda più. Perché qualche cosa è entrato dentro, è diventato struttura. Allora, tutto quello, noi veniamo sulla Terra solamente per imparare a fare un po' di bene in più e tutto va male intorno a noi se noi non facciamo questo bene, perché è fatto apposta il meccanismo. Se noi non facciamo bene in più si sfascia tutto intorno a noi. L'ufficio, l'associazione, la famiglia, il rapporto di partnership. Se noi non siamo disposti a mettere in gioco una parte di noi stessi superando il nostro egoismo, va tutto male. Perché va tutto male? Perché il cielo vuole che vada male in quanto ci vuole spingere nella direzione giusta. Cioè, guarda che se ti occupi solo di te e non di fare il bene intorno a te, non funziona. Perché io voglio da te che tu sia, ti ricordi di essere una stella che brilla e quindi che emette raggi. Io voglio che questa stella che brilla diventi un sole. E il sole sta bene non quando si lacca le unghie spirituali, non quando fa una sana, non quando sta in meditazione, ma solo quando emette raggi. E i raggi sono luce, calore, azioni buone intorno a sé. Noi ci realizziamo solamente quando ci riconosciamo e agiamo come il sole. Gli antichi lo sapevano che il nostro padre era il sole. È chiaro che è il dio del sistema solare. Tutti i pianeti e tutti noi veniamo dal sole. Gli antichi facevano sorgere nell'abside delle chiese al solstizio d'inverno, quindi a Natale sorgeva il sole, loro sapevano che quello era il Cristo, il Logos, il creatore del sistema solare. Quello è il nostro modello di crescita. Nella nostra epoca, soprattutto quando noi non amiamo,
che significa fare del bene intorno a sé. Dove? Dove io sto? Dov'è che il sole brilla? Quei pianeti che c'è intorno? Noi che pianeti ci abbiamo intorno? I fratelli, le sorelle, i partner, la gente che sta al lavoro con noi. Sì, vabbè, ma io per crescere devo andare in cima al Tibet, mi devo rifugiare in un ashram o devo andare in Perù. Il suo Perù era la famiglia, nella quale appositamente era stato messo, perché erano proprio le spinte che c'aveva intorno a dire: sì, ma quella, io sono nato con una mamma che mi tratta male. È perché evidentemente tu devi riuscire a superare con amore la mamma che ti tratta male. Se tu scappi, il compito di guerraggio lì lo stai solo rinviando. Lo stai solo rinviando. Sì, ma però adesso vado a fare una meditazione. No, no, vado un attimo a fare un percorso, oppure vado a Sharm el Sheikh. Materialismo, non materialismo, non cambia. No, tu c'hai di fronte il problema che è quello che ti fa male. Sapete dove cresciamo noi? Questo è il segreto della crescita. Noi cresciamo quando ci rivolgiamo alle direzioni dalle quali ci viene un dolore. Quando mettiamo amore proprio in quelle direzioni lì, perché è il cielo che organizza il flusso degli eventi della nostra vita ogni giorno. Tutti gli eventi non casuali che ci capitano, quando ce li manda dolorosi, certi tipi di partner, certi tipi di familiari, di amici che ci creano un dolore, significa che quello è il compito del nostro amore. Se io sfuggo quel compito, sto facendo uno sforzo. La vita di chi vuole crescere nella nostra epoca è la ricerca di dove c'è da fare uno sforzo in più, nella direzione dell'amore, della comprensione, del fare qualche cosa per gli altri. Fare qualche cosa per gli altri fa crescere la parte più nobile di noi, che è quella immortale. Non farlo ci fa illudere che noi ci stiamo preservando, ma stiamo preservando solamente le parti mortali di noi, che poi muoiono. E quando andiamo, riattraversiamo il fiume, l'Etna dall'altra parte, riacquistiamo la memoria, ci dicono: eri andato giù per diventare un creatore d'amore e di bene un po' più di prima. Che hai fatto? Ho fatto yoga. Sì, ma hai fatto yoga, c'hai un corpo più lucido. Sì, e poi ho fatto anche. Sì, bene, eri più sereno. Sì, poi sono stato anche. Ho fatto anche macrobiotica. Bravo, hai mangiato bene, hai fatto tutto bene. Ma poi che ci hai fatto con queste cose? Hai fatto bene, eh? Meraviglioso. Hai affinato gli strumenti di che? Di che? Lo strumento che mi consentiva di essere più leggero, più pensoso, più lucido. Per fare il bene, non per dire: vabbè, adesso ho fatto tutto quello che devo fare, torno a casa e mi accendo la televisione oppure vado a fare una passeggiata. Sì, ma il tuo compito era occuparti di quello che c'era intorno a te. No, quello non mi interessa. Oppure non so, perché non me l'hanno detto nei vari corsi, che il compito principale della mia vita era mia mamma, mio fratello, il mio capo ufficio, il mio collega di lavoro, la natura intorno a me che stanno devastando, tutto quello che mi arriva con dolore. E per i quali io posso fare qualche cosa se ce l'ho intorno, perché ho intorno a me tutto quello per il quale io posso fare qualcosa. E se non capisco cosa posso fare, devo chiedere al cielo di darmi una mano, fammi capire. E noi spesso non chiediamo questa cosa qui, o delle volte la chiediamo. Come posso risolvere questo problema? Ce l'ho messa tutta, ci ho messo tutto il mio amore, il mio pensiero. Ho sviluppato al massimo le mie forze, e magari per farlo ho fatto anche meditazione, ho fatto yoga, bene, ma in una direzione. E quando io non riesco a trovare la soluzione, la chiedo, a questo punto il cielo, come un fulmine, mi manda una cosa che si chiama intuizione, che è un mio pensiero, e che mi dice cosa devo fare. Questo è il culmine della crescita spirituale, che io ce l'abbia messa tutta nella direzione del bene, e quando non riesco a farlo da me, chiedo aiuto al cielo, che sta lì disponibilissimo per farlo, per darmi una mano a capire io cosa devo fare. No? Questo era. Trovate lì questo libro che ho scritto sulla preghiera, che si fonda su questo argomento. Il senso di una preghiera è: aiutatemi a capire io che cosa posso fare, non lo fate voi. Perché il mondo spirituale non ci mette nulla a fare una cosa. Se non lo fai, perché si aspetta che la facciamo noi? No? E quando non siamo riusciti a capire come sistemare una situazione familiare, di lavoro, interiore,
e noi con tutto il cuore ce l'abbiamo messa tutta, dice vabbè, adesso ti aiuto. No? Io faccio sempre l'esempio, mi piace l'immagine del dito che si protende verso il cielo, del dito della coscienza universale, che quello è lo scoccare dell'intuizione. È chi è il chiedi e ti sarà dato. O più banalmente, aiutati che Dio ti aiuta, nel senso, no? Ma chiedi e ti sarà dato, è una legge che il materialismo vuole rifiutare, ma anche i nuovi approcci rifiutano. Uno degli approcci dominanti, che viene da forze oscure, lo dico molto chiaramente, e che diciamo, prende almeno il 60-70% della New Age, è l'approccio, quel cosiddetto, della coscienza universale indeterminata. C'è un'intelligenza quantica. Tu basta che ti ci metti in contatto in certi stati meditativi e allora tutto si risolve. Non si risolve un cavolo. Noi siamo qui per agire ed è il risultato dell'azione che ci dimostra se stiamo agendo nel modo giusto, amoroso o no. Ha voglia che questi santoni tipo Erwin Laszlo ed altri dicono: no, tu basta che ti metti in stati alterati di coscienza e avrai tutta la sapienza, avrai tutto. No, io la sapienza, l'unica sapienza che viene richiesta a noi qui di far crescere è come creare il bene. Se noi adesso riusciamo un po' alla volta a creare il bene intorno a noi, il bene vero, quello di tutti, significa che un giorno potremo creare un albero, un pianeta, una galassia, perché tutti gli esseri superiori del cosmo creano in questo modo, sono cresciuti attraverso le esperienze, hanno imparato a fare il bene. Pensate che meraviglioso meccanismo cosmico questo qui, quello di creare tanti esseri che crescono nella direzione di essere sempre più bravi a fare il bene e a scambiarselo. Una rete che no, l'espansione dell'universo che si garantisce che quello che viene fuori è sempre bene. Ora, voi dite, adesso non sta succedendo, c'è tanto male intorno a noi. In questo momento c'è tanto male intorno a noi esattamente quanto basta per farci svegliare a fare il bene. Poi un giorno usciremo da questa fase, non ci sarà più. Quando la maggior parte di noi si sarà addestrata a fare il bene, a scambiarselo, cesserà la necessità del male che serve in questo momento solamente a svegliarci. In questo momento noi siamo ancora, per la gran parte dell'umanità, fatti in un modo che se non ci capita qualche cosa di male o di doloroso, non ci facciamo nessuna domanda. E andiamo avanti come degli zombie, senza certo domandarci se devo fare del bene. Basta che sto bene, il benessere è un trucco terribile. È il bene. Noi non siamo venuti qui a inseguire il benessere, ma il bene di tutti. Bene di tutti. Anche questo di occuparsi molto ed esclusivamente solamente del benessere della psiche o del corpo, anche degli altri, anche con passione, però è limitante, va superato. No, io ricevo, vedo anche molte persone a livello individuale. Io gli dico, sì, hai questo problema, possiamo aiutare, possiamo vedere l'aura, vedere quello che c'è dentro, smuovere questo, fare questo, ma se tu, ricetta, c'è sempre scritto questo nelle ricette che do a quelli che escono dai incontri con me. Perché non mi fai un'azione d'amore in più al giorno? Una, quale? Quella che non ti va. Perché è quella che ti fa crescere. Perché quella che ti va già l'hai raggiunto come stadio. Vai a caccia ogni giorno di quello che sai che è buono ma che non ti va di fare. E quello è il massimo della crescita. E se tu adesso sei venuto davanti a me, malato, o psichicamente o fisicamente, molto probabilmente è perché qualcosa ti vuole segnalare che tu questa cosa ancora non la fai bene. E quindi vuole che ti sforzi in questa direzione. Dunque, vediamo un po' se ho detto quasi tutto di questo. Allora, in effetti, poi noi veniamo sulla Terra, il nostro spirito viene messo di fronte a una serie di meccanismi. Ma la prima cosa che fa, come in tutte le nostre attività, qual è la prima cosa che facciamo noi? A scuola, andando in bicicletta, cioè, nuotando, cioè, la prima cosa che facciamo noi di una cosa che non abbiamo mai fatto è sbagliamo.
E noi impariamo sbagliando. Il mondo spirituale non è che ce l'ha con noi se facciamo le cose sbagliate. Cioè, è scontato che noi venendo sulla terra facciamo un sacco di errori. Ci abbiamo l'anima che ci tira in giù, ci abbiamo le emozioni che ci tira, ci abbiamo il corpo che pesa, ci abbiamo un sacco di cose, litighiamo, facciamo. Cioè, beh, l'attenzione che ci viene... allora, potremmo dire, per quale motivo mi avete mandato qui? In mezzo a questo disastro? Ti abbiamo mandato in mezzo a questo disastro, così sbagli. Perché così sbagliando impari. Impari con la tua esperienza, ho sbagliato, questo mi provoca del dolore, perché tutti i nostri errori veri poi provocano un dolore a noi, alle persone intorno a noi ci fanno male, allora ci viene voglia di riparare, e allora noi impariamo come si fa il bene dopo che abbiamo sbagliato. Quindi nulla di male a sbagliare, l'importante è che sappiamo bene in che direzione stiamo andando. Cioè bisogna che l'umanità dell'età della coscienza che è questa qui cominci a dire ma io che ci sono venuto a fare qui? Io quando esco la mattina e vado al lavoro e poi vado dal medico e poi vado da un amico e poi ci divertiamo e poi andiamo al bar e poi oppure vado all'ospedale, ma perché sto facendo tutto questo? Poi muoio. E no, io sto facendo tutto questo perché sto curando come una piantina la parte immortale di me. E quando è che la curo? Quando faccio il bene. Perché quello diventa parte di me. E questa è anche la formula della felicità. Per cui Francesco seminudo, proprio che si è spogliato simbolicamente di tutti gli orpelli, poteva essere felice. Allegro. Gioioso. Perché? Perché badava all'unica cosa, vediamo un po' chi incontro adesso che gli posso fare qualche cosa di buono, e questo lo rendeva felice, mentre tutti i tessuti, gli abiti, l'oro, il fatto che era un cavaliere medievale e tutte queste cose qui non l'avevano fatto felice, anzi. Allora qual è il vero bene? Il vero bene è la crescita della nostra parte immortale capace di fare il bene. E noi quando facciamo il bene siamo contenti. Allora, è più bello fare un regalo o riceverlo? No? È farlo, no? Questo già dà una piccola indicazione di come funziona. Se io sono libero da tanti condizionamenti, io troverò sempre molto più piacere a dare che a ricevere. Ma com'è che è così? E questa è una legge, perché noi ce l'abbiamo, il nostro spirito vuole dare. Sono delle parti basse della nostra anima, che sono una specie di drago interiore, che ci vogliono convincere del contrario. E noi combattendo col drago, come fa Michele col drago, quello è l'archetipo di questo combattimento interiore, combattendo, diventiamo più forti e più capaci nel fare il bene. Quando torneremo di là, saremo esseri utilizzabili meglio perché siamo più capaci nella economia del cosmo di fare il bene. Progressivamente di vita in vita sempre di più. Ora, come sta andando questa cosa? Quindi diciamo prima questo, il benessere non è il fine della vita, ma uno strumento importante. Io devo curarmi, devo fare yoga, devo fare quello, devo fare quell'altro, devo mangiare bene, eccetera, eccetera, per avere in mano degli strumenti che mi rendano flessibile, lucido nelle mie azioni. Se io mi blocco completamente, non mi curo dei miei corpi, non sarò capace poi di fare le azioni che fanno il bene, perché non avrò la possibilità, o penserò male, o sarò offuscato, o non riuscirò nemmeno a muovermi per andare a fare una buona azione. Quindi il benessere non è il fine della vita, ma uno strumento, insieme al malessere e al dolore, che sono strumenti. Quando mi capita, non li devo maledire, devo dire, ma perché mi è capitata questa cosa? Mi è capitata perché io reagisca. E reagisca come? Amando di più. Lo so che nei protocolli medici non c'è scritto esattamente questo. Questo è uno dei motivi per cui adesso, nella nostra accademia, stiamo per inserire dall'anno prossimo un'accademia della salute per insegnare ai terapeuti
che bisogna occuparsi dello spirito, nemmeno solo della psiche. Cioè bisogna sapere per quale motivo a una persona gli viene una malattia. Perché gli viene? Per sviluppare forze. Non è una maledizione la malattia. Viene per sviluppare forze che vanno nella direzione di amare di più, o pensando, o sentendo, in vari modi. E quindi il terapeuta dovrebbe essere quello che dice qual è il motivo positivo per cui tu hai questa malattia. Forse c'è qualche cosa che ancora ti blocca dal perseguire questo motivo e quindi ti è venuta la malattia, perché tu faccio uno sforzo. E allora che la terapia del futuro non sia, lo dico come domanda, io sono certo di questo, che la terapia del futuro non sia vediamo in che direzione devi crescere, ti sei bloccato e proseguiamo in quella direzione. Facciamo le cose che il mondo spirituale si aspettava da te e per le quali è stato costretto a mandarti un malanno, perché tu non stavi facendo. Facciamole. E questo studiando l'aura di una persona si può vedere come funziona. Noi stiamo sviluppando questo lavoro sulla visione diretta dell'aura per estrarre come stanno le cose da un punto di vista obiettivo. Allora, come sta andando questa... Io adesso l'ho fatta un po' oscura, un po' opaca, ma le cose stanno andando bene. Perché io parlo spessissimo del fatto che il più grande fenomeno della storia umana è quello che ci vede coinvolti in questo momento e del quale nessuno parla. Naturalmente non ci fanno un talk show, non ci fanno nulla, perché i poteri di controllo dei media, della politica e della finanza sono poteri anticoscienza in questo momento, nettamente. Quindi tutto quello che riguarda le coscienze viene oscurato. Ma il fenomeno più grande della storia, negli ultimi 20 anni soprattutto, è la crescita delle coscienze, con un ritmo di aumento clamoroso. Crescita delle coscienze significa gente che, e se siete qui molti di voi sicuramente, o tutti voi pensano già e sentono già in questo modo, non voler mettere più se stessi davanti agli altri. È in corso la rivoluzione dell'amore, che non sta sorgendo, sta venendo più da un libro, ma dall'interiorità degli spiriti che sono cresciuti nei secoli delle varie persone e che in questo momento della storia umana vogliono dire io non metto il mio egoismo di fronte prima del bene di un altro. Cioè io non sacrifico nessuno, io voglio il mio bene, ma non che non sia a scapito di nessuno, che non sia a scapito di un animale, di una pianta, di una persona intorno a me. Io voglio il bene degli altri e il mio contemporaneamente. Beh, circa il 30% della popolazione mondiale sta cominciando a pensarla così. 100 anni fa era meno dell'1%. C'è una rivoluzione talmente forte, ma questo non si vede dai media, si vede guardandoci intorno, nelle nostre famiglie, almeno 1 su 3 comincia anche fumosamente a pensarla così. Non è mai successo nella storia umana. Quindi le cose stanno andando bene, l'amore sta vibrando. Deve solo acquisire più consapevolezza, deve solo quando si ritrova in una posizione yoga, in meditazione, a fare un'altra cosa, o anche in un problema, a fare un'attività materiale normale, dire che si dica, ma io perché sto facendo questo? Lo dirigo in direzione del bene, non in direzione... Non importa che tutti facciano così. Faccio un esempio. Uno dei miei allievi di questo anno di percorso sui talenti che stiamo facendo adesso, di quest'anno, è in una delle banche che sono fallite. E parliamo di un bancario. Allora lui da un paio d'anni, si era rifiutato di vendere i titoli tossici che poi sono esplosi, ultimamente facendo fallire le banche. L'hanno preso, l'hanno trasferito a 100 km di distanza. Poveretto, abitava lì con la famiglia appena fatta. Certo? Vabbè, c'è pazienza, che devo fare? Poi se non devo fare questo mestiere non lo farò. Scoppia lo scandalo. Fuggono tutti i dirigenti, non c'era nemmeno più nessuno, chi si dà malato, che parlasse con le vittime del problema, quelli che hanno perso i soldi, i risparmi. Lo richiamano naturalmente e lo mettono dietro lo sportello a rispondere a quelli che erano stati derubati. E dice, ma che gli dico? Di quello che gli pare, di quello che ti pare a questo punto. Tu sei il più adatto. E allora lui ha detto tutto quello che gli doveva dire. Qui sono stati disgraziati, eccetera, eccetera. Vediamo un po' come possiamo recuperare. Pazienza, cioè è stato dalla parte loro. Il suo problema è che lui ha parlato, è stato anche l'ultimo che ha parlato con uno di quelli che si è suicidato. Quindi esperienza molto forte.
Ma non l'hanno più licenziato, adesso gli hanno dato il posto vicino a casa sua, no? Per dirvi, non è detto che noi siamo chiamati per forza a seguire la morale comune dei posti nei quali lavoriamo, gli egoismi, le morali aziendali, le morali istituzionali finte. Non è detto. E c'è tanta gente che ormai comincia a dire no. No. Io ho un criterio morale che è la legge morale dentro di me, come diceva Kant. No? Io ho questo criterio. E più sono libero da condizionamenti, come diceva Steiner, e quindi condizionamenti dei sensi, di cose, e in questo mi può aiutare moltissimo l'olismo, no? A essere più sereno, più tranquillo, più con i corpi che funzionano meglio. Io meno condizionamenti ho, meno sono condizionato dall'egoismo, più sono capace di sapere come fare il bene e farlo. Ora, come stanno andando le cose? Bene, stanno andando. Io ad alcuni di voi questa domanda l'ho già fatta, adesso la ripeto a tutti quanti. Molti di voi non l'hanno mai sentita. E la mia domanda è, ma io nella mia interiorità, la domanda la faccio a tutti voi, io nella mia interiorità mi sento meglio adesso o 10 anni fa? Cioè io mi scambierei con come ero 10 anni fa, o mi preferisco come sono adesso? Io vi chiedo di alzare la mano. Quanti si preferiscono come sono adesso? Ecco, vuol dire che il mondo spirituale non è cretino. Vuol dire che il progetto funziona. Vuol dire che tutti i dolori che ognuno di noi ha avuto, tutti i problemi, la crisi economica, quello, quell'altro, eccetera, eccetera, i disastri in famiglia, gli ostacoli, gli incidenti d'auto, Equitalia, tutto qua, tutte queste cose qui sono il flusso degli eventi che interagendo con noi ci hanno fatto crescere in maniera così evidente che ce ne siamo accorti pure noi. Cioè funziona, sta funzionando per tutta l'umanità questa cosa, in maniera incredibile. Il progetto funziona. Questo di mandarci, di buttare lo spirito giù e di farlo crescere attraverso questo attrito con i problemi, col dolore e con quello che noi facciamo per andare in per risolvere i problemi e per risolvere le cose, sta funzionando meravigliosamente, perché questa parte di noi che ha alzato la mano è lo spirito immortale nostro, il resto muore. Questa cosa che ci ha fatto tirare sulla mano, il soggetto. È il nostro spirito, la migliore definizione dello spirito l'avete provata adesso, è questo. E questa è l'unica parte immortale di noi. Lavoriamo a questa. Lavoriamo a questa. Vorrei farvi vedere due cose che riassumono quello che ho detto. In parte poi vi faccio vedere qualche altra cosa, va bene? È un quarto d'ora. Possiamo spegnere un po' di luci? Tanto per rimettere un po' d'ordine in questa cosa apparentemente disordinata. Allora, questa è la nostra accademia che c'è una parte di crescita spirituale, una parte, adesso ci sono delle specializzazioni che sono un'accademia dell'arte, in cui stiamo rifacendo le basi dell'arte. Arte dal punto di vista spirituale significa un'altra cosa, poi se qualcuno vuole fare un approfondimento gliene parlo. E poi abbiamo anche un'accademia di scienze politico-spirituali in cui raccontiamo la politica in tutt'altro modo. Dal punto di vista spirituale, ma anche dal punto di vista profondo. In questi giorni in Veneto faccio almeno a Montegrotto farò un mini seminario su quello che sta avvenendo nel mondo. Il mio mestiere, quando fumavo il sigaro, era quello di analista politico internazionale, quindi consigliere dei primi ministri, ai tavoli strategici della NATO, in questi posti qua. Quindi io so tutto quello che si doveva sapere dal punto di vista, diciamo, materialistico. Come avvengono le cose del mondo, i complotti come si fanno, e come, cioè, sono tutte queste cose qui, ma in più con la visione spirituale si capisce molto meglio quello che sta succedendo. E quello che sta succedendo non è negativo, è positivo. È un grande dramma che sta portando ad un ulteriore passo di crescita dell'umanità, purché l'umanità poi lo compia. E quindi parlerò di questa cosa a Montegrotto Terme, che è basata su un fatto, così vi accenno solamente questo. La guerra che è in corso, che io chiamo la terza guerra mondiale, che è una guerra
È una guerra dei nostri corpi, è una guerra fatta con le medicine, con l'alimentazione, con i campi elettromagnetici, metteteci pure la chimica, tutto quanto, metteteci il terrore, l'ansia, la paura della guerra e della crisi e della guerra vera, il terrorismo. Questa è una guerra che sembra che si svolga fuori, in effetti il campo di battaglia è la nostra anima. E siccome il campo di battaglia è la nostra anima, io faccio vedere l'illustrazione del campo di battaglia come avviene, proprio nella nostra aura. Siccome avviene la nostra aura, la guerra la possiamo vincere. Se avveniva fuori solo con le divisioni corazzate e con l'uso del terrorismo e con le bombe, non la potevamo vincere. Ma siccome la guerra è stata fatta apposta per deprimere la nostra anima e bloccare il risveglio, sapendo come funziona nella nostra anima, la possiamo tranquillamente vincere e non farci prendere dal disastro. Anzi, possiamo usare questa guerra per crescere ancora di più. Allora. Dunque, questo era il titolo. Allora, come si può definire l'amore? In questo modo. Ora, ognuna delle cose che vi faccio vedere, ad approfondirla implica mesi, anni, però questo è in genere si dice non si può definire l'amore, no? Già Dante era stato molto chiaro nel definirne un aspetto, no? L'amor che muove il mondo e le altre stelle. Le stelle siamo noi, eh? Ogni stella è un essere. Noi siamo stelle in crescita. Quindi è l'amore che muove tutto il mondo e che muove ognuno di noi. E che cos'è l'amore? È l'impulso a creare un bene che ancora non esiste. Noi ogni giorno ci svegliamo dicendo che cosa posso fare in più oggi? Cioè abbiamo questo impulso, a meno che non siamo patologicamente depressi per un motivo. Tutti vogliono aggiungere una piantina nell'ufficio. Cucinare un piatto migliore e fare una cosa. Il problema è che la crescita è capire che tipo di bene dobbiamo creare. L'egoismo ci fa creare subito i beni sbagliati. E poi, quindi, imparando a inseguire i beni sbagliati e le conseguenze dolorose che ci derivano della vita, prima o poi incominciamo a dire: ma no, il bene vero è le mie relazioni con mio figlio, questo e quest'altro, la cura di quello che faccio, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi noi siamo qui a scuola d'amore sulla terra, ma è dato per scontato che sbagliavamo subito. Quindi noi sono millenni che sbagliamo, un 30% dell'umanità sta cominciando a capire meglio come non si sbaglia. Senso della vita sulla terra. Evoluzione umana verso una sempre maggiore capacità creativa del bene, questa è l'evoluzione, attraverso una progressiva crescita di qualità spirituali necessarie a creare il bene in modo operativo. Quindi la crescita amorosa del pensiero, del sentimento e dell'azione. La vita sulla Terra fa incontrare al nostro spirito accelerati stimoli per la crescita di queste qualità. Cioè, noi veniamo infilati in un tunnel pieno di stress. Non so se ve ne siete accorti, ma insomma più o meno così funziona. E questo tende a suscitare in noi forze meravigliose che poi diventano parte di noi. Modalità di crescita sulla Terra, le esperienze si trasformano in facoltà, pensieri, sentimenti e volontà messi alla prova per rafforzare la capacità di pensare, sentire e quindi fare il bene. Il flusso degli eventi organizzato dal cielo, non lo facciamo noi gli eventi, eh? Gli eventi non sono casuali, è momento per momento, dalle persone che incontriamo a tutto quello che avviene, c'è qualcuno che ce l'organizza. E questo qualcuno organizza esattamente gli eventi che servono a noi. Quindi ogni volta che ci succede qualcosa dovremmo dire: ma perché è capitata a me questa cosa? Non solo le coincidenze, tutto è tutta una coincidenza. Non solo, ma quella volta ho notato questo, io dovrei notare quando mi sveglio al mattino la prima persona che incontro, l'uccello che mi passa davanti, perché ho visto quest'albero e non quest'altro. Perché qualcuno mi ha trattato male, perché qualcuno mi ha trattato bene, eccetera, eccetera. Il flusso degli eventi organizzato dal cielo fornisce le esperienze di crescita necessarie, esperienze di rafforzamento dirette nel positivo attraverso la coscienza, esperienze come risposta a stimoli di risveglio attraverso il dolore. Beh, qui non ve li spiego uno per uno perché sono lunghi. Comunque, le modalità di crescita sulla Terra sono attraverso il percorso nella vita. Di incarnazione in incarnazione, percorsi diversi che io ho fatto una crescita in questa sfaccettatura della mia vita, del mio spirito,
La prossima volta verrà curata un'altra sfaccettatura, la prossima volta un'altra, no? Di vita in vita. Questa è un'esperienza che facciamo anche nei nostri percorsi, perché dopo un anno andiamo a vedere le sfaccettature delle vite precedenti per renderci conto, non a fini di curiosità, ma per renderci conto in questa vita di quale sfaccettatura ci stiamo occupando, per saperlo meglio e dirigere meglio le nostre forze su quello che stiamo facendo adesso. E il karma è la legge attraverso la quale le esperienze si succedono per favorire la crescita delle facoltà necessarie a fare il bene. Vado avanti. Allora, adesso vi faccio vedere un po' com'è fatta la nostra aura. Questa non è una visione schematica, questa è una visione oggettiva e anche i colori sono giusti. Noi abbiamo quel puntino su dove c'è scritto anima, vedete quel puntino bianco che è l'ottavo chakra? È il nostro spirito che sta lì, in contatto con tutto il mondo spirituale, solo parzialmente incarnato, e tiene tutta questa bolla con noi dentro. Quindi organizza il corpo, organizza tutto quanto. Quella parte gialla, allora la parte rossa è l'anima più sensoriale, l'anima dei sensi, la stessa che hanno gli animali. La parte, adesso qui non si vede, ma è azzurra, quella goccia che abbiamo sviluppato nei secoli, è il pensiero, l'anima intellettiva, e la parte gialla è quella che si sta sviluppando nella nostra epoca, questa goccia, che è la coscienza. La coscienza è quando noi mettiamo il cuore nei pensieri e nelle azioni. Cioè è cosciente chi dice non voglio solo pensare e fare, voglio pensare e fare il bene. Il bene di tutti, quella è coscienza. E se io sviluppo questa parte dentro di me durante la vita, quella parte poi diventa la goccia immortale che io aggiungo di vita in vita, e il resto si butta tutto alla morte. È stato solo strumento di esperienza. Quindi se io mi dedico al corpo fisico o a quelle altre parti dell'animo, ai chakra, a questo come fine, non come strumento, ho fatto qualcosa che non serve a niente. Se li uso come strumento, li ho nobilitati al massimo e li uso al massimo. Questo è come diventeremo alla fine della nostra epoca. Sole, la coscienza si sarà impossessata di tutti i corpi, questo tra qualche centinaio, migliaio d'anni. Diventeremo sole e a quel punto la Terra non avrà più bisogno della reincarnazione, di essere maschi e femmine, eccetera, eccetera. Questo è un dipinto di Matthias Grunewald che sta fatto nel fine Medioevo, nel quale si vede che qualcuno già sapeva come funzionava, insomma. Quello è il modello del Cristo risorto. Noi stiamo facendo questo tipo di resurrezione nell'amore attraverso più epoche. Ma il modello è questo qui. È questo qui. Allora, stiamo facendo un grande lavoro sulla malattia, ma qui è inutile che ve ne parlo. Ecco, questo per far vedere com'è un'anima. Cioè, in quella bolla, quello che noi andiamo a vedere è come funziona questa storia. Questa è più o meno la visione di un'anima, in cui quelle forme sono pensieri, sentimenti e impulsi, e anche esseri, in continuo e perpetuo movimento. Quindi se qualcuno dice, ti fotografo l'aura, che bella aura che c'avevo, dici, ma quando? Quando ero incavolato o quando ero felice? Perché questo muta continuamente, questa storia, a seconda di come stiamo. Questo, per esempio, è un caso di malattia, malattia della tiroide, un pensiero ossessivo che si attacca qui, che è un essere, può sviluppare una malattia. In questo caso stava sviluppando un problema qui alla tiroide. Si vede. Queste sono le cose che si vedono nell'aura facendo questo tipo di lavoro. Qui è una cosa che sta sviluppando un elemento di rabbia molto forte, un essere della rabbia molto forte che sta sviluppando un problema al fegato. Questo è un essere, questo è un classico rimuginio di paura, no? Che crea questa forma, un essere che ci si attacca proprio addosso, come non so se avete mai visto i capitelli medievali, che ci sono dei mostri che si divorano le teste delle persone. Nell'aura si vedono queste cose. Questo è un essere che genera attacchi di panico,
che genera elementi di paura. A livello poi fisico comincia, vedete questa stellina qui, comincia a somatizzare attraverso un piccolo essere di un altro tipo che sta sul rene sinistro, sempre invisibili, siamo nell'eterico. Questi sono i circuiti di formazione delle malattie, che sono sempre tutte di origine somatica. Questo è uno che sta facendo troppo tantra, di tipo moderno. No, dico sul serio, questo è un caso reale. Non vi fate imbambolare dalle tecniche di tantra moderno. Le tecniche di tantra moderno, siccome sono infinitamente egoiste e autoreferenziali, attirano un sacco di esseri stranissimi che si piazzano in queste zone. Il risultato è la creazione di, ho sbagliato se verso, è che io comincio a non capire più niente, mi si rovina la famiglia. Oh. Anzi, visto che siete tanti, vi dico un'altra cosa. Un effetto del genere, molto pesante, perché la gente poi perde chiarezza di pensiero, avviene per colpa del porn che è stato diffuso dappertutto. L'aumento, ve lo dico con grande chiarezza, non me ne importa niente perché è una cosa molto grave, l'aumento dell'elemento masturbatorio in Occidente sta generando mostri dappertutto, molto di più di quello che la gente pensa. Si rovinano famiglie intere, si rovinano le relazioni. Chi fa questa cosa dopo un po' si ritrova schiava di un sacco di esseri che la circondano, una specie di sorta di possessione. Ho visto dei casi gravissimi, dice chissà se si stavano attaccando, chissà quale problema, vado allo psicanalista, guardando Laura il problema era molto semplice. Dice, ma tu, sì, ecco, interrompi immediatamente perché ti sta portando a un disastro totale. Questo ve lo dico perché non lo dice nessuno, quindi da adesso se non lo vedi nell'aura non ti rendi conto. Questo è un caso di esercizi tantrici ripetuti, questo è il caso di un crowleyano. Questo tantrismo strano che si sta diffondendo molto, fai tutte le esperienze possibili perché queste ti liberano, no? Non ti liberano, ti fanno diventare così, ti fanno persino perdere il contatto col cielo qui, non capisci più niente. Diventi una sorta di animale lucido e freddo, un predatore. I governi del mondo sono dominati da questa gente qui. Cioè, prima li fanno diventare così e poi affidano le multinazionali. E determinate logge massoniche, determinati ordini religiosi. In questo momento il mondo è dominato da gente che fa riti di sangue e di sesso. Questo va bene. Allora, questa è una frase di Steiner: la medicina non avrà una vera evoluzione se non acquisterà una vista superiore. Significa che se i terapeuti non cominceranno a vedere quello che avviene oggettivamente nell'aura delle persone, ormai la medicina si è interrotta lì. Infatti ognuno dice la sua. Perché? Perché l'unico modo che c'è la medicina per andare avanti è dire questa è la situazione oggettiva, qual è il problema animico di blocco di crescita spirituale che poi determina la malattia, lo devo vedere. Allora così non intervengo solamente a atturare il sintomo, che può anche essere psichico. E mi pare che ho risolto il problema. Io devo aiutare le persone a indirizzarsi nella direzione di crescita che si è bloccata o in questa vita o nella vita precedente. E la direzione di crescita è sempre trovo un modo di amare di più e ti aiuto a farlo. Allora, questo qui. Allora, le Madonne medievali rappresentavano l'anima cosciente, quella parte gialla. L'anima che finalmente mette insieme l'amore e l'intelletto. Quando metti insieme l'amore e l'intelletto, farlo nella pratica, quindi fare le cose giuste per il bene di tutti, questo fa crescere dentro di noi il bambino interiore che è lo spirito. Quindi tutte le Madonne in trono col bambino rappresentavano questo fenomeno dell'anima che gli antichi iniziati conoscevano benissimo. Ora, questo bambino qui, vedete qui ha in mano quello che io chiamo il cartoccetto, cioè una piccola pergamena. E io passavo da un quadro all'altro, io sono appassionato di arte medievale, di simbologia, eccetera, e dicevo, dico, ma
Ma che c'è dentro questo cartoccetto? Mi dicevo. Poi un giorno stavo a Siena, dove c'era una sequenza di Madonne incredibile dei pittori senesi, e un po' alla volta ho capito che cosa era. Eccolo qua. Qualche volta gliel'hanno aperto. E che cosa c'era scritto? Ego sum, via, veritas et vita. Io sono la via, la verità, la vita. Ma lo sapete dal punto di vista del cristianesimo profondo chi è questo tizio, il Cristo? È l'essere dell'amore che è venuto sulla terra. L'amore che camminava in Palestina con le gambe. E quindi questa è un'indicazione clamorosa, come a dire, che cosa vuoi fare nella vita? Qual è la strada? Qual è la verità? Qual è la vita? È l'amore. Questo è un messaggio che ci hanno dato 2000 anni fa in maniera clamorosa e che naturalmente tutti sono guardati ad applicare, soprattutto nel posto in cui se ne vantano, no? Ma noi, ognuno della nostra vita dovrebbe applicare semplicemente quello. Amare di più dà più vitalità al nostro corpo, anche al nostro corpo eterico, ma è la vita vera, è la strada vera ed è la verità della nostra vita. Veniamo qui per questo. Solo così cresce il bambino interiore dentro di noi, quello che poi è capace di risorgere dalla morte, quello di aggiungere un pezzo di più a questa stella che diventa sole. Ecco qua, questo è un altro. Questo proprio sta risorgendo col cartoccetto in mano, proprio. No, quelli dormono, lui si porta il cartoccetto, me lo porto anche su, ci dovessimo dimenticare di questa che è la cosa più importante. No? Allora, occorre distinguere fra il fine della nostra vita e gli strumenti per raggiungere questo fine, tra la nostra parte immortale e le parti immortali e passeggere. Cioè, non possiamo avere come scopo della vita le parti immortali e passeggere, ma come gli strumenti che stiamo affilando per amare meglio. Il benessere non è il fine della vita, ma uno strumento, insieme al malessere, al dolore, a tutto quello che capita. Il fine della vita è imparare sempre meglio da queste esperienze a fare il bene di tutti per amore. Così cresce, si evolve e si rafforza il nostro spirito immortale, il nostro Dio interiore, venuto sulla terra ad imparare a creare il bene. Il corpo e la psiche sono i meravigliosi strumenti mortali di queste esperienze, da curare in quanto strettamente funzionali al bene di tutti e non in quanto fini a se stessi e al benessere del nostro ego, del nostro egoismo in pratica. Il nostro vero obiettivo è il bene, non il benessere. Solo questo amoroso sforzo umano, un giorno, produrrà una società umana che starà bene, perché è capace di creare e scambiarsi bene. Una società di spiriti immortali, forti e liberi di amarsi. Questo avverrà, eh? Noi con i nostri gruppi ogni tanto andiamo a vedere il passato, quindi se dobbiamo andare a vedere che fine ha fatto il grado andiamo a vedere. Quando si comincia ad avere sensibilità per l'aura e per altre cose si è anche in grado di viaggiare, anche in gruppo, in quella che si chiama l'Akasha, le cronache del passato, e andare a vedere come sono state le cose invece dei libri di storia che ci raccontano tutte fandonie. Ma si può anche vedere il futuro, se ce lo permettono. Quindi noi ogni tanto con il nostro corso di politica spirituale andiamo a vedere chi è che comanda tra 10.000 anni, tra 5.000 anni, vediamo com'è la società nuova. Società nuova alla quale sta cominciando a lavorare questo 30% di risveglio che poi si allargherà, è una società umana bellissima, fantastica, che renderà la Terra più bella di com'era naturalmente. Perché questo è il compito dell'umanità, rendere ancora più bella con l'amore. E ci riuscirà. Dobbiamo solamente continuare a sbagliare e trovare la direzione giusta dopo che abbiamo sbagliato. Ma sta funzionando bene e funzionerà bene. Una società di spiriti immortali, forti e liberi di amarsi. Perché la società del futuro nascerà dalla libertà individuale, non da una costituzione o da una legge. Dal fatto che la legge nuova è la legge interiore. E a quel punto nello spirito ci si ritrova. Noi adesso,
Per tutta la storia non abbiamo avuto questa sensazione, perché i crispiti stanno crescendo soprattutto adesso negli ultimi anni. Faccio un esempio. Io, molti di voi non li conosco, ma se state qui a sentire questo tipo di cose vuol dire che vi interessano certe cose. Alcuni, tanti di voi invece conosco e già lo so. Se la società attuale, occidentale, prendiamo quella più fintamente avanzata nel materialismo, dovesse muoversi sulla base dei nostri gusti, di quelli che sono qui, ci sarebbero persone che investono nell'industria di armi? Ci sarebbe gente che vuole aggredire? Ci sarebbe dei partiti dell'odio? Ci sarebbero i derivati? Ci sarebbero tutte le brutture che ci sono in questo momento? Ci sarebbe la chimica negli alimenti dappertutto, gli OGM? Cioè, ci sarebbero? No, perché se il 70% dell'umanità fosse come siamo noi adesso, non ci sarebbero. Quindi bisogna andare avanti. Bisogna contare sul fatto che l'umanità si sta svegliando e deve solo ampliare il risveglio, aiutare anche gli altri a svegliarsi, perché non verrà nessun profeta a salvarci, non ci sono più. I profeti siamo noi, non ci sarà nessun pontefice a fare da ponte tra noi e il cielo. Adesso il cielo vuole che noi siamo i pontefici, miliardi di pontefici, non più uno. La legge morale, le leggi morali dell'umanità nuova devono formare la società nuova e a quel punto sarà una società indistruttibile, immortale. Nel bene. Ah, questo è il nostro magazine, vabbè, che molti di voi conoscono. Ho finito. Allora, vi ringrazio. Se avete delle domande, fatene. Sono stato fin troppo sintetico, lo so, ma del resto. Grazie. Allora, abbiamo ancora un po' di minuti. Uno dei motivi per cui mi sono trovato costretto a mettere su un'accademia spirituale è fare un percorso insieme alle persone nel labirinto delle parole, nel labirinto dei concetti, per andare a vedere poi in realtà a che cosa corrispondono queste cose, cioè qual è la realtà che è dietro alle idee, per cui io posso dire una cosa, lui ne può dire un'altra, ognuno può dire la sua. È la possibilità di fare l'esperienza degli esseri, qui la dico un po' forte, degli esseri che sono i pensieri e i sentimenti. Allora, il percorso che facciamo è un percorso breve e lungo contemporaneamente, però significa. Da una parte vediamo i concetti come sono, anche quelli più profondi, i migliori della storia dell'umanità, e dall'altra parte contemporaneamente li proviamo nella vita, per vedere se il contatto con questi esseri ci cambia la vita in meglio o in peggio. Tutti i pensieri principali. Esiste lo spirito, non esiste, lo mettiamo alla prova per vedere se esiste. Esistono certe parti dell'anima, non esistono. Ognuno le mette alla prova nella sua vita con il percorso che facciamo noi, perché in modo che non siano più storie. No? Il buon Steiner diceva: quando tutti acquisiremo una vista superiore, e lo farà tutta l'umanità, butteremo tutte le biblioteche. Perché le biblioteche sono fatte da uno che la pensava in un modo e l'ha scritto, quell'altro sullo stesso argomento la pensava in un altro modo, e normalmente quasi nessuno ci ha azzeccato. Tant'è vero che lo vediamo nell'epoca, lo vediamo con la scienza, no? Se noi guardiamo la scienza del 600 ci viene da ridere. Pensate come rideranno tra 2 secoli della scienza di adesso. Che sembra, no? Allora, l'unico modo reale di occuparsi di spiritualità non è attraverso solamente i concetti, ma attraverso la vita. Questa è un po' la novità del percorso che noi stiamo facendo. Cioè, io devo essere capace di migliorare il mio atteggiamento nei confronti di mia madre, di mia suocera. Io mi devo sentire meglio, io devo capire che sono veramente più fattivo. Poi chiamalo spirito, chiamalo come ti pare, non importa. Ognuno può chiamare come gli pare, noi per semplificare li chiamiamo in certi modi, ma si possono chiamare in tutti i modi le parti dei corpi sottili. Il problema, io li chiamo come mi pare, ma ho capito come funziona? Beh, noi stiamo facendo un lavoro in cui appare che funzioni. Pare che se io parlo d'amore in un certo modo, lo metto all'opera, poi mi rendo conto di che cosa è.
non è un testo scritto, non è un concetto, è qualcosa che ha migliorato il mio rapporto con mia moglie o ha migliorato il rapporto con i miei figli, perché non solo, ma ha fatto una cosa dalla quale io comprendo veramente che cos'è lo spirito. Sapete quando è che si capisce qual è lo spirito? Quindi non se ne parla più solamente. Quando lo spirito, quella cosetta che stava qua sopra e che controlla un po' tutto, comincia ad incarnarsi dentro di me. C'è un processo incarnatorio nella crescita spirituale. Quindi io mi rendo conto che man mano che c'è questo processo incarnatorio della mia parte, che potrò chiamare come mi pare, Logos, Sole, della mia parte, io vedo gli effetti di questa cosa. E quindi io sarò più sereno, più tranquillo nelle situazioni, farò le cose con maggiore ordine perché le vorrò fare bene, distinguerò immediatamente più facilmente quello che è bene e quello che è male, sarò più forte e comincerò a dire: ah, ecco che cosa è. Non era una frase. Non era un concetto teorico, è il modo diverso con cui io mi relaziono e sono più capace di essere buono, buono significa buono effettivamente buono, nella mia vita normale, quella nella quale io sono chiamato a farlo poi. Quindi come diceva Steiner, la spiritualità vera è qualche cosa che ti cambia la vita. Altrimenti non è un percorso quello che non ti cambia la vita. Cioè, lui diceva, cioè spesso mi ritrovo in dei posti, lui faceva queste conferenze affollatissime con i nazisti in sala pure, che cercavano a un certo punto di ucciderlo, e lui faceva queste conferenze affollate e diceva, prima di tutto diceva, io sto parlando solo a due o tre qui. No? Quindi potevano essere quante. Ma poi lui intendeva chiaramente, cioè faceva di tutto per fare in modo che quello. Ah, poi dicevo una cosa: cioè, a un certo punto ogni tanto viene da me e qualcuno dice: ma lei dice un sacco di cose teoriche. Cioè, poi parlare della spiritualità, adesso eravamo negli anni durante la prima guerra mondiale, prima della prima guerra mondiale e subito dopo, poi muore nel 25, dice. E tutti mi dite che io sto parlando di cose poco pratiche, perché parlo di amore, parlo di volontà, parlo di capacità. Cioè, in fondo qui abbiamo cose serie, abbiamo i nemici alle porte, abbiamo gli immigrati che arrivano, i terroristi, eccetera, eccetera. E lui diceva, non c'è una cosa più pratica di un percorso che aumenta le tue capacità di fare il bene, perché quello cambia la tua vita. E che cos'è più pratico di quello che poi cambia le tue azioni? La cosa più pratica che esiste. È più pratico di imparare a avvitare un bullone, perché io poi avviterò il bullone in un altro modo se lo devo avvitare. Dopo, no? Quindi io non voglio nemmeno, apprezzo il tuo sforzo di citare delle cose, ma non voglio entrare in questo, nel discorso sui concetti, perché io invito tutti a entrare nella pratica. Dell'essere migliori, del mettersi in campo, del comprimere il proprio egoismo. Cioè, ci sono tutte tecniche che si mettono in gioco, ma la tecnica principale è la tecnica morale, cioè io devo cominciare a mettere il bene degli altri perlomeno sullo stesso piano del mio. Io devo cominciare ad applicare dopo 2000 anni, ama il prossimo tuo come te stesso, ma sul serio, e guardarmi intorno a dire, e qui insisto, dove mi posso sforzare? Perché dove non mi sforzo è dove sono già arrivato nell'evoluzione. E io questo non lo dico tanto per dire. L'esercizio che faccio fare a tutti i miei allievi per 2 anni, e poi se continuano a stare con me di più, una goccia d'amore al giorno in più, quella che non ti va. E solo chi lo fa, non fatto di parole, solo chi lo fa sa come questo gli cambia la vita. Ma gliela cambia proprio, ma nel volgere di poche settimane, di pochi mesi. Se ne accorge subito, ecco, e orientare la mia vita in un altro modo mi sta dando delle forze differenti. Poi ognuno ne può parlare come gli pare, ma la realtà è che la gente diventa più forte. Perché diventa più forte? Perché l'unica cosa che è stata chiamata a fare sulla Terra è imparare a fare sta cosa. E più gli costa sforzo, e più funziona. Altrimenti, se non fosse così, il senso del male non ci sarebbe, il senso del dolore, il senso di quello che non ci va di fare, noi saremmo solo vittima di un Dio bastardo che ci ha messo in una gabbia per frustarci e basta. No!
ci date l'opportunità di crescita rapida che noi abbiamo anche accettato prima di nascere per giunta, quindi poi non ci possiamo manco lamentare. Ok, qualcun altro? Sì. Sono piuttosto nuova di questa cosa. Mi ha impressionato quando prima ci ha fatto vedere Sì, Laura sì, della figura e gli esseri, il discorso degli esseri, questi sì. Sì. esseri che sembrano entità che vengono da fuori, in realtà sono prodotti dai nostri pensieri. No. Ecco, mi sembra un po' Cioè, i nostri pensieri sono esseri che non siamo noi. Questo c'è un ribaltamento totale nella visione scientifico-spirituale. Cioè, purtroppo però il materialismo ci ha fatto allontanare del tutto questa cosa qui, mentre gli antichi la conoscevano e la vedevano molto bene questa cosa. Cioè, se io adesso vado attraverso i capitelli di una cattedrale gotica o romanica, io riconosco che loro scalpellavano proprio l'ira che stava prendendo qualcuno, l'accidia, no? I mostri che facevano vedere, erano cose che gli iniziati che gli dicevano di scolpire queste cose vedevano. Poi l'umanità un po' alla volta ha perso di vista questa. L'umanità sciamanica, diciamo, con quella sensibilità in cui stava sempre parlando di spiriti, non era barbara. No? Ecco, noi il monoteismo ha tolto di mezzo tutti gli spiriti per dire gli spiriti me ne occupo solo io, chi faceva da. Ma noi siamo attraversati da spiriti. In effetti, non esiste null'altro che esseri nel cosmo. Non esistono gli spazi vuoti di coscienza, non esiste la materia se non come manifestazione di un qualche essere spirituale. Non esiste una stella che non sia un essere spirituale, un pianeta che non sia un essere spirituale, un albero che non sia un essere spirituale. Come ci se ne accorge? Beh, l'altra settimana abbiamo portato il primo corso che si è concluso, già sono un paio di volte che parlano con gli alberi e con le piante. E le piante rispondono, rispondono in modo intelligente. Rispondono sempre a qualcosa che riguarda te. Quando tu hai fatto queste esperienze, e impari a sapere come funziona, ti rendi conto che è tutto essere, quindi quello che compare in quelle aure è tutto essere, ma si arriverà a un ribaltamento totale della visione. Nella visione materialista noi abbiamo buttato tutto quello che veniva ritenuto, che a un certo punto è stato ritenuto fantasia. Fantasia era un termine che gli antichi non avevano. È vero? È il materialismo che ha inventato il termine fantasia. La fantasia è tutto quello che ci hanno fatto buttare che ci passa per la mente, ma ce l'hanno fatto buttare perché erano fantasie. Ecco, il lavoro che facciamo noi nei nostri corsi è, allora, riprendiamo tutto quello che mi passa per la mente, tutte le luci che vedo negli occhi quando chiudo gli occhi, riprendiamo tutto quello che mi passa per la mente e vediamo che senso c'ha. E si scopre che fantasia era il mondo vero e che questo è Maya. E con quel mondo ci si può parlare. Però fino a che si dice è niente, quando si fa cominci a renderti conto. Naturalmente, come fai a essere sicuro con quali esseri parli? Perché gli esseri che stanno lì sono di tutte le gradazioni, dalle più oscure e fetenti fino alle più luminose. Dio, e in fondo bene ha fatto la Chiesa e le altre grandi religioni a dire voi non parlate con nessuno, parlate solo con me, perché l'umanità in fondo non era matura. Ma adesso cominciamo a essere maturi per farlo. E che cosa è che ci dà la possibilità di parlare con il mondo degli esseri buoni e anche essere aiutati? Indovinate un po'? Il cartoccetto. Cioè, se io nella mia vita sto su una frequenza che sono a caccia di come fare il bene, quindi sto bello su. Entrerò in contatto solo con gli esseri che sono da quella frequenza in su, gli altri proprio non entrano in contatto con me. Quindi la mia aura si riempie solamente di quegli esseri che poi dentro al mio cervello, alla mia mente, diventano certi sentimenti, certi pensieri. Mi dicono: oh, guarda, facciamo questo. Vado a trovare mia zia o vado a fare questa cosa buona, pianto una pianticella. Queste sono tutte ispirazioni, come se noi avessimo delle voci sottili che ci parlano dentro e che diventano i nostri pensieri, i nostri sentimenti. Noi possiamo eccitare le voci negative, no? Con tutto l'elemento di vizio, di egoismo, di predazione, arrivano tutti gli esseri predatori e noi diventiamo ancora più predatori. Noi siamo una specie di calamita.
Il grande Ivanov e Dyunov dicevano questa cosa in maniera insistente. Noi, a seconda di come siamo noi, arrivano esseri da tutto il cosmo, da tutte le parti. Quindi portiamo una grande responsabilità. E poi noi siamo in grado poi di adoperare pensieri e sentimenti come ci pare. Un lavoro che abbiamo fatto adesso, dopo il primo anno, cominciamo a fare nel secondo anno soprattutto la visione dell'aura. Quindi alla fine del primo anno abbiamo introdotto a queste, quant'erano? 120 persone avevamo nel primo seminario, divisi in tre gruppi, abbiamo cominciato a vedere l'aura. La prima cosa da vedere non era tanto un fatto teorico, no? Si cominciano a vedere i colori, le cose, le forme. Ma io perché devo dire questo? Beh, soprattutto per rendermi conto di quello che avviene. Allora, guardiamo un po' la mia aura e l'aura di un altro e pensiamo in modo negativo, con risentimento rispetto a una certa persona. E vediamo quello che succede. Lo vedo. Insieme a me tanti altri lo stanno vedendo e tutti vedono più o meno la stessa cosa. Vediamo poi invece se io sto pensando con amore a una certa persona, che cosa succede? E noi vediamo i colori che si trasformano. Se ce l'abbiamo con qualcuno vediamo degli strappi nell'aura, vediamo delle forme oscure, vediamo tutto. Tutto stimolato da come siamo noi. Cioè noi siamo i re del mondo. Noi siamo stati messi qui a poter fare tutto il casino, diciamolo in termini volgari, che ci pareva. Perché? Per imparare che se io faccio un pensiero o ho un atteggiamento di un certo tipo, poi dopo un po' stranamente qualcuno se la prende con me o succede qualche cosa. Io nel futuro dovrò imparare non solo ad avere responsabilità delle mie azioni, ma perfino dei miei pensieri e dei miei sentimenti. Cioè ormai questa realtà che qui si comincia a vedere a livello di massa, prima solo gli iniziati, adesso si può vedere, è una realtà che diventerà la realtà più importante delle nostre vite. Cioè cominciare a vedere quello che viene intorno. Sapere chi è che mi sta parlando. Parlarci, chiedere aiuto, oppure respingere quello che non serve. Questo sarà un'esigenza enorme, così come un'altra esigenza enorme di cui io parlo spesso e alla quale dedico da 10 anni almeno 2-3 incontri all'anno, è ritornare a parlare con i defunti, con i nostri cari. L'umanità è fatta da 21 miliardi di persone. In questo momento un terzo qui e 2/3 di là. Ma sono sempre gli stessi. Tutta la storia che facciamo su e giù. E ognuno di noi ha una famiglia spirituale che è fatta di 200-300 persone con la quale finora ci siamo scambiati tutti i ruoli possibili e immaginabili. Ma i 2/3 di questi stanno su. Poi dopo ho incontrato il capo ufficio nuovo. E si rimettono in campo tutta una serie di elementi karmici, questo è un altro elemento. Però questa era un'altra predizione di Steiner fortissima, diceva l'umanità non progredirà se non si rende conto del karma, cioè di come funzionano le cose, se non va a vedere le vite precedenti finalmente, per capire che cosa sta facendo adesso, così si stacca da questo corpo e da questa psiche che sono così cogenti e dire sì, io le sto adoperando adesso, ne ho adoperate altre, ho adoperato questo, ho adoperato quest'altro, nel futuro ne adopererò altre. Anche io non sono solo il marito di, sono stato anche il figlio, l'amico, l'amante, il nemico, no? Queste relazioni che vanno avanti nei secoli si trasformano. Quindi una delle cose più importanti, lui diceva, l'umanità non progredirà se non riprende il proprio contatto con i defunti, con i propri cari, la famiglia spirituale. Noi questa cosa è una delle cose che facciamo in maniera molto intensa, ci si può tornare a parlare in piena coscienza e questo lo stiamo sviluppando. Perché quando abbiamo un problema serio, o quando qualcuno ci parla dentro, ci viene, oh, guarda che mi è venuto in mente, è molto probabile che sia stato mio nonno, o la mia mamma che sta di là che me lo sta dicendo. Molto probabile, anzi, andando a vedere chi è, come facciamo noi, è quasi sempre così. Allora, se questo avviene, che qualcuno ci parla nell'inconscio tutti i giorni per spingerci nelle direzioni giuste dei nostri cari, perché non andargli a parlare direttamente, non in modo medianico, ma in modo sveglio, si può fare, si può chiedere, si può interloquire, ci si può far dare una mano nella vita. Anche qui, fino a che sono teorie, puoi dire quello che ti pare, è vero, non è vero, quindi non vi voglio convincere di nulla, no? Perché uno può dire non è vero, oppure no, non funziona così. Il problema è che io invito tutti a farlo, facciamolo.
Man mano che si fa, vedi come si fa. Io ho visto, Steiner aveva dato alcune indicazioni di come si faceva, nessuno steineriano l'ha mai fatto. Io ho cominciato 10 anni fa e sono uscite fuori dal farlo ormai con migliaia di persone, molte più indicazioni di quelle che ha dato Steiner, ovviamente. Molte casistiche, molte cose di tutti i tipi, e si capisce che funziona così. Si capisce una cosa bellissima, per esempio, che non mi aspettavo, che i suicidi non stanno male. Dopo un paio di settimane stanno meglio di prima. Hanno fatto quello che devono fare. Ma uno dice, ma no, ma non è così, eh! Eh sì, ho capito, ma dopo che l'hai incontrati, e che non vedono l'ora di andare dal loro parente e dire, ma guarda, io adesso sto bene, ho capito il problema. E quando poi cominci a sapere che tutti noi ci siamo già suicidati, perché è uno dei passaggi di una delle vite indispensabile, sono tutti passaggi. Cioè cominci a vedere e a capire le cose in un altro modo. Ma è solo l'esperienza del mondo spirituale, il rapporto col mondo spirituale, che ti fa capire come funziona nella vita, se funziona, e come funziona poi quello che succede in tutte queste cose qui. È solo l'esperienza che ti dice è così, quando cominci a vederlo. Vabbè. Ho fatto una capa tanta, come dicono a Napoli. Va bene, se non ci sono altre domande, io vi ringrazio e vi saluto. Grazie mille. Grazie.